Ciao ragazzi, eccomi qua per fare un video acquisti. Allora, che dire? Chi non mettere più voce? Ok, niente. Innanzitutto, saluto la Frafe. Poi saluto Bonacciale TV, Marcus e basta. Scusate, Demo Steva Vicio, Emulare Che Passione, Massimo Murgia. Poi saluto dei ragazzi che mi hanno chiesto se li salutavo. Li saluto più che volentieri. Di cui, vabbè, Luca, Ioris, Samuel, la Floffi, Giuseppe, Alessandro di Game, The Player, scusate, Davide, Daniele, Mental, Polo Nord, Otello, Nicolò. Saluto tutti questi ragazzi qua che mi hanno chiesto di se volevo salutarli. Vi saluto, ciao belli. Un bacione a tutti quanti, grazie ai miei vecchi iscritti e nuovi iscritti, continuate a seguirmi, stasera alle 9 su Twitch Andrea The Gamers farò una diretta di un gioco che pensavo di non prendere, invece l'ho preso, e adesso vi faccio vedere degli acquisti che ho fatto oggi. Oggi usciva per 3DS Project X Zone 2, è un picchiaduro RPG con tutti i personaggi, vedete, c'è quelli di Tekken 7, quelli di Street Fighter, eccetera, eccetera. Dentro non ci si... cioè, il vicino, ma ci siamo abituati alle quattro pagine cacate che fanno. Però vabbè, sempre meglio dire, sempre meglio, almeno si trova dentro qualcosa. Questa è la cartuccetta di giochino, questa qui. Ok. Poi mi sono preso finalmente, ho trovato Hot Wheels, sapete che sono fissato con le macchine piccoline, ho trovato la Gestò praticamente nuovo, non so, neanche pure ricci perché praticamente nuovo, non stesso, mai usato, tutto in italiano, spettacolare, si gioca col volantino, semplicemente dietro sono macchine piccoline, costruisci la tua pista usando i pezzi Hot Wheels. Poi è uscito a 32 incredibili veicoli e 51 eventi, corri in modalità multigiocatore a 4 persone, guida campagna migliore di performance e personalizzazione del tuo veicolo. Beh, Hot Wheels Track Attack, bello, si usa il volantino ce l'ho, e poi un altro gioco, volevo farvi la sorpresa stasera, non ve lo faccio vedere, perché non ve lo faccio vedere, ve lo vedete stasera su Twitch. Sì. Allora, innanzitutto volevo salutare veramente tutti i ragazzi che continuano a seguirmi e credere a me, grazie, io ci sono perché voi ci siete, ricordatevelo sempre. E poi, scusate, volevo salutare mia dolcemità e mia suocera, che si sta riprendendo bene, volevo salutare mio nipotino Manu e tutti i miei nipotini, fratellini, sorellini, tutti quanti. Sto scaricando tutti i giochi per Mac che avevo su Steam, ne ho trovati molti retrocompatibili con Mac, e poi sono andato a prendere, ho fatto una lista ieri, una ricerca su Steam dei giochi compatibili con Mac. Già questi qua rosa sono quelli che ho già trovato, ce li ho quasi tutti, devo solo andare lì a riprendere in cantina perché erano messi lì da vendere, ma me li prendo e me li tengo per me. Se ancora qualcuno ce l'ho e poi qualcun altro se lo comprerò. Niente ragazzi, io vi saluto, vi rimando al prossimo video. Stasera mi raccomando la diretta alle 9 su Twitch, col gioco a sorpresa che non vi ho fatto vedere, che ho comprato, non pensavo di prendere ma l'ho preso, mi hanno detto comunque che è carino, vedremo. E che altro dire ragazzi, sono andato a spostare ancora delle prenotazioni, prenotare altra roba. Ragazzi, domani, lasciamo stare questi perché le prenotazioni sono quelle nuove. Domani esce Dead Light con tutte le espansioni e Arslan
Warrior of Legend, che poi è qualcosa di, penso un RPG, qualcosa del genere, spettacolare. E poi per 3DS ancora mi ritiro The Legend of Legacy. Questa settimana è finita così, non c'è più niente da ritirare. Sì, perché oggi è giovedì, domani è venerdì. No, si ritira il 16 Street Fighter 5, 19 Trackmania Turbo, il 23 Far Cry e il 25 Piante vs Zombie e il 27 Zombie Viking per PlayStation 4. Poi per Wii U Star Fox Zero. Per 3DS c'è ancora Pokémon Super Mr. Dungeon, Brevi Second e poi c'è basta. Ora basta. Niente più. Poi per One Piece escono le stesse cose che escono, tranne l'esclusiva di Street Fighter 5, esce Deadly Island, Trackmania Turbo, Far Cry, Piante vs Zombie. Poi non so se esce anche Zombie Viking per One. Non lo so, quello non me lo so dire, ragazzi. Poi abbiamo prenotato Repubbliche, che abbiamo visto è carino. E poi altri. Niente ragazzi, vi saluto qui, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, un bel commento, avete sempre risposta, mi raccomando, stasera voglio presenti in tanti, che ci facciamo quattro risate, perché poi sapete che io poi in diretta non taglio niente, bam, metto dentro le cose così. The Division si sta avvicinando ragazzi, ma si sta avvicinando, manca meno di un mese, alla festa delle donne esce The Division, pensate un po'. Ah sì, non prendo più la collector, prendo il gioco più il season pass. Perché va bene così, non mi interessava avere, come si chiama, avere la colletto, spendere 150 euro per niente, prendo il gioco che ho già pagato, poi Season Pass prendo. Tanto ho dato niente anche stamattina di Skylander, ho preso sta roba qui, poi ho fatto del credito sulla tessera, perciò c'è problema, prendo il season pass e gioco con quello. L'orologio, tanto l'Apple Watch non lo tolgo mai, perciò va bene così. Niente ragazzi, l'unica collector che ho preso e no, forse due, no, Overwatch, che è spettacolare, e poi penso basta, penso solo questa che ho preso. Sì, Overwatch ho preso di colletto, vediamo. Sì, solo Overwatch. Ok. Niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, sempre presenti, sempre attivi. Ciao belli, ciao belle. Alla prossima. Un bacione.